Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro accanto alla foresteria. Ecco, il chiostro si suddivide così: c'è la foresteria da un lato, dall'altro il refettorio, il primo refettorio che ha visto presente Padre Pio. Qui invece è il parlatorio. Ecco, in questo luogo Padre Pio spesso veniva a parlare con delle sue figlie spirituali in modo particolare. Questa ad esempio è una piccola porticina che ricollega direttamente nella foresteria, dove un altro grande testimone della vita di Padre Pio ha accolto tantissimi fedeli e pellegrini, parliamo proprio di Fra Modestino Fucci. Oggi qui per raccontarvi la testimonianza di Giovanni Nicotera, che dalla provincia di Salerno ci ha raccontato la sua storia. Tra l'altro compirà 34 anni, ci dice, il prossimo 28 dicembre. Laureato in filosofia, al momento alla ricerca affannosa di un impiego. Fin da piccolo è cresciuto nell'oratorio della parrocchia del suo paese, dedicata a San Benedetto da Norcia, dove dice: sono stato ministrante fino all'età di 23 anni, partecipando con gioia alla Santa Messa e a svariate attività. In questo periodo della mia vita ho perso un po' la fede, scrive. Non tanto la fede in Dio e suo figlio, ma la fiducia, ecco, scrive, nella Madre Chiesa, che spesso mi ha deluso alcune volte con scandali, atteggiamenti che mi hanno portato a dei dubbi interiori verso l'istituzione alla quale apparteniamo. Il tutto accompagnato da un momento di vita difficile, dovuto purtroppo all'assenza di lavoro, a non riuscire ad intravedere una via d'uscita, e questa situazione di impasse si verifica sia a livello personale, scrive Giovanni, che in modo particolare a questo periodo storico che sto vivendo. Ma ultimamente si è acceso un piccolo, flebile barlume di speranza, scaturito da un concatenarsi di diversi episodi che voglio raccontarvi. Ecco, qualche mese fa scrive che ha visto sul nostro canale YouTube un filmato che riguardava l'esumazione di Padre Pio da Pietrelcina, e in quel momento lui dice: io ero lontano dalla figura di Padre Pio, ma nel video ogni tanto mi si inquadrava un frate che aveva un volto apparentemente severo, che mi ha colpito particolarmente tra tutti i vari confratelli di Padre Pio, che io non conoscevo affatto. Tra l'altro, lui spiega chi sarà questo frate, che non è affatto severo. Forse in quel momento l'immagine ha fatto riscontrare la sua attenzione, ecco, nel volto. Ero incuriosita da questo frate, tra tanti, a questa cerimonia, ricercando quindi il suo nome, ho scoperto che si chiamava Fra Paolo Cuvino da San Giovanni Rotondo, morto all'età di 94 anni, 70 di sacerdozio, mai sentito prima, scrive Giovanni. Ho saputo, documentandomi in rete, e quindi ce lo racconta proprio Giovanni, che è stato il frate con cui Padre Pio ha amministrato l'unzione degli infermi. È una figura molto umile, buona, non severo come sembrava dall'espressione. Infatti ti diamo ragione, Giovanni. Lui ha avuto un ruolo importante nella vita di tante persone, che chiamava Scamorzella, appellativo dolce, amorevole. Ha guidato 16 ragazzi al sacerdozio, sono state le sue vocazioni. Bravo, Giovanni. Hai conosciuto a perfezione la vita di padre Paolo, eventi che hanno accresciuto in me la simpatia e l'ammirazione. In seguito ho anche scoperto che c'era un libro di memorie, esatto, e ricordi sulla sua esperienza di vita. Lo ha immediatamente ordinato e lo ha praticamente divorato, lo ha letto tutto. Nonostante alcuni aspetti della mia vita spirituale siamo in una fase grigia, sento però sempre più forte la vicinanza di Padre Pio, come se lo conoscessi sempre meglio. E leggendo la sua vita, queste letture mi hanno portato ad una serenità interiore, raramente sperimentata, nonostante tutte le difficoltà personali, calmando di gran lunga il mio nervosismo e i miei scatti d'ira ingiustificati, verso anche e soprattutto nei confronti di chi mi sta attorno e che veramente mi ama. Infatti dice: ho avuto la fortuna di avere dei nonni, tutt'oggi mia mamma è molto presente. E lui racconta: e spesso noi ce la prendiamo con le persone con cui non dovremmo prendercela, soprattutto con le persone che ci stanno accanto e che ci amano sul serio. Ecco il nostro scatto d'ira. E lui racconta, concludendo: scrivo questa mail per testimoniare ciò che sta succedendo in me e che Padre Pio forse mi vuole raccontare e dire qualcosa attraverso il suo confratello, Padre Paolo Covino, con l'acquisita certezza che queste due
figure, per me entrambe sante, intercedano presso il Padre elevando a Lui il mio grido di sofferenza, ma anche di lode a Lui, che tutto può, manifestando il desiderio così di poter visitare San Giovanni Rotondo nei prossimi mesi e poter pregare con Lui, accanto a Lui, nei luoghi di Padre Pio e di Fra Paolo, quanto prima.